Buonasera, benvenuto a Francesco Guccini. Buonasera Francesco. Con noi. Allora, innanzitutto, dietro le quinte, Roberto mi ha detto una cosa che non tutti sanno di te, che sei un gran romanticone. È vera questa cosa o no? Boh, non lo so, non credo. Come? Perché devo essere romanticone? No. Così, secondo Roberto, secondo un pensiero, è un romantico. Allora, è un'anima... Vediamolo bene, un'anima... Francesco è un'anima di una sensibilità pazzesca. Lui non si considera romantico. Direi di più, ma in senso buono, decadente. Non nel senso retrivo della parola decadente. Cioè, con valore... Un valore eccezionale. Ci sono dei poeti decadenti straordinari. E lui ha quei valori, cioè è uno che guarda l'anima fortemente e non si fa invischiare nelle cose retoriche, nelle cose sbagliate. Ti dirò una cosa e poi mi taccio. Cioè, Francesco è un unicum nella canzone italiana. Lui è un poeta cantore, non è un cantautore. È un'altra cosa, poi se vuoi lo definiremo. È un poeta cantore. Io, per esempio, assomiglio in qualche cosa a De Gregori, su qualche cosa... a De André, in qualcosa a Ivano Fossati. Lui è unico, non assomiglia a nessuno di tutti questi. Francesco, sei un unico. No, sono più crepuscolare che romantico. Lui è più crepuscolare che romantico. Sì, ha ragione, è più gozzaniano. Sì, ecco, bravo. Sì. Ma la casa, nessuno, pochi sono andati a Pavana che stava... Ah, tanti, vanno sempre tutti lì tutti fuori. Vanno, ecco, ma tu che ci sei andato? Sì. Se la vuoi raccontare sta casa com'è? La casa è bellissima, è una casa di campagna splendida che per arrivarci ci vogliono 7-8 ore da qualsiasi posto, 12 da fuori dall'Italia, però è il suo regno, il suo modo. Ha una moglie splendida che direi è l'80% della sua vita e poi tra l'altro nell'ultimo disco che ho fatto sono dovuto andare da lui a fare la registrazione. E lui di là... In cucina, lui ha cantato in cucina e noi con tutti gli strumenti siamo andati lì, lui ha cantato in cucina. Francesco, ma come vi siete conosciuti con Roberto? Siamo conosciuti nel tempo. Del tempo? Diversi anni fa ormai, perché gli anni passano, volano. E così abbiamo legato subito. Ma questa amicizia che vi lega da una vita, e poi vedremo dei filmati dove siete insieme anche un po', diciamo... con bottiglie vuote, nel senso diciamo che pure imbriachi, un po' imbriachi. Ecco, questa amicizia così forte negli anni, qual è il segreto di questo rapporto? Forse un modo di vedere la vita in maniera abbastanza uguale. Sì, è vero. Come? In che senso? Ah, non è mica facile dirlo. E proviamoci. Proviamoci. Le stesse idee più o meno politiche, le stesse idee, tutti e due veniamo da lettere, tu hai fatto il canto, se vuoi fatto il classico magistrale, comunque, e più o meno ci sono le stesse tendenze generali, forse le stesse letture. Ecco, la cosa che vi divide però, Francesco, sicuramente... E la passione calcistica, visto che ieri Inter e Juve hanno fatto un partitone, vuoi dire qualcosa al poverino qua che già era lì contento che vinceva 4-2, vuoi dirgli qualcosa, Francesco? Sono rimasti a bocca asciutta. A bocca asciutta? Però loro pensavano già di avere la vittoria in pugno, invece è arrivato il turco maledetto, ti ha puniti. Purtroppo guardando però io penso che non ce ne sarà per nessuno di noi due. No, ma passa. Te la perdono. Poi lui Francesco è juventino per modo di dire. Lui ti fa Pistoiese. Vabbè, dalle parti sue Pistoia, a qualche chilometro dalla confine. Scomparso dai radar. Allora, hai detto due cose prima di salutarti, perché noi questa sera in punta di piedi proveremo a raccontare, faremo vedere dei momenti che vi appartengono. Hai detto che ti senti più crepuscolare, ecco, ma cosa vorresti dire di te stesso se dovessi dare una definizione di Guccini? Ah, non è mica facile. Sono un buon uomo. Buon uomo? Un buon uomo? Buon uomo, sì.
Maestro, professore, dica, buon uomo è bellissimo. Non è un bravo uomo, è un buon uomo. Allora, caro Francesco, noi ti ringraziamo per questa telefonata dalla tua casa immersa nei boschi. Non è immersa nei boschi, non è assolutamente immersa nei boschi, è immersa alla civiltà polonese, che i boschi ci sono ma sono un po' lontani. Vabbè, insomma, certamente non ci sono i grattacieli, come direbbe Celentano. Ti mando un bacio enorme. Grazie, Francesco. Grazie a voi. Ciao, Fra. Ciao. Ciao, ciao. Allora, ti faccio vedere subito un pezzo. Perché mentre tu vivevi nella Milano da bere, quella degli anni 80, eccetera, certo. Bologna era tutta un'altra cosa. C'era la famosa trattoria da Vito, ciao, dove c'è un'immagine perfetta che vi riprende dopo. Attenti alle bottiglie, guardate le bottiglie, sono tutte vuote, e spiegano anche un po' questo movimento. Guardate. Bere acqua, sì, è la quarta volta che la vivo. Bere acqua minerale.